nella mia cazzosissima cameretta. I Zogat Moto, che in ferrarese significa giochi di moto. Perché continuo a tradurre le parole in ferrarese se io non lo so, che cazzo ne so. Insomma, sono giochi sportivi e in quanto tali fuori dal mio spettro di interesse. Sì, perché non essendo io un tipo sportivo, gli unici giochi sportivi che ho sempre giocato sono tennis, golf. Giochi che risultavano essere simpatici a me stesso medesimo. Molto divertenti. Oppure il golf. Anche se non vi nego che mi sono ritrovato spesso a casa di amici a gridare "Forza Vale, vai Vale!" Anche se non me ne chiava una mazza fionda. Poi non vi nego che negli anni me ne sono sempre fotte segato la nerchia, perché intento a giocare a tutto il resto del parco videoludico, giochi di ruolo, picchiaduro e tutto quello che sapete che mi piace. Quindi le moto non le ho più toccate. Ma il problema viene adesso, con Peperino. Che Peperino mi apre la testa. Perché spesso alla sera mi ritrovo a casa di amici a giocare a Valentino Rossi The Game e Ride 2, ovvero il Gran Turismo delle moto. Leggendaria. Non avrei mai pensato che mi sarei... Mi sto anche divertendo. La più divertente secondo me modalità è quella della Super Motard, perché essendo io un novellino, non sono tanto praticone, l'ho trovata la più semplice. Poi il gioco è bello perché ha tante moto personalizzabili, quindi tunnabili. Inizialmente sono partito con una motoraccia con due adesivi sopra della Polini, della Maleossi. Poi mettendo da parte due spicci, moto sempre meglio e ovviamente una moto sempre più potente in gara, si sente, perché vi darà un bel valore aggiunto. Non sono un esperto di circuiti perché non sono neanche mai andato al Mugello a vedere Valentino Rossi, ma secondo me le piste sembrano abbastanza ispirate come design. Fatto sta che il gioco mi sta divertendo un bordello. Ovvio che il gioco nasce come tecnico e simulativo, però attivando tutti gli aiuti riuscite a fare la vostra gara con le minime cadute. Perché purtroppo questo gioco, quando cadete, bastona molto l'utente e quindi perderete tante posizioni, poi recuperare sarà difficile. E quindi qua gli errori sarebbero da centellinare. Però vi dico, mettete facile, attivate gli aiuti, c'è anche l'auto rewind, quindi insomma tutto sommato potete cavarvela anche essendo un gioco simulativo. Bene o male fate la vostra garetta, magari non arrivate primi sempre, però insomma state nel mucchio. Però come tutti i giochi, più è ostico e più diventa profondo e divertente quando riuscirete a padroneggiarlo. E beh, serve il rovescio della medaglia, sì o no? Sì o no, ragazzi? Peggy 3. E come nei giochi stealth, come può essere Hitman, in cui hai a che fare con degli altri NPC attivamente nel gioco, l'intelligenza artificiale in un gioco di moto è importantissima. In Ride 2 i piloti comandati dalla CPU difficilmente lasceranno la loro traiettoria perfetta. Sono proprio, vedi che loro seguono un percorso senza concedersi dei... Insomma, io avrei sperato in una guida un po' più sbarazzina e cazzona da parte loro, anche perché sono esseri umani. Magari sono lì che vogliono sorpassare qualcuno, eccetera, e fanno la cazzata di turno. Invece in questo caso sono un po' troppo statici e impostati. Però c'è anche da dire che, siccome rispecchia la realtà, magari nella realtà un corridore non vuole rimetterci la vita e quindi cerca di essere il più composto possibile. Ma mettiamola così. Ma tutto sommato la bagarre c'è sempre. A meno che voi non cadiate 5 volte a partita, che allora i nemici non li vedete altro. Però comunque la sfidona c'è sempre. Vi ricordate quando da piccolo andavate nel campo a correre con la Vespa di vostro nonno e c'era pieno di buche? Ho visto anche che la stessa casa che ha fatto Ride 2 aveva fatto anche Valentino Rossi The Game, che l'avevo visto in anteprima a Romix, se vi ricordate, sopra il palco ero là che giocavo. E quindi è la Milestone, casa italiana, che secondo me ha fatto benissimo a elogiare Valentino Rossi, campione del millennio, campione di tutti i tempi, con un gioco italiano dedicato ad un italiano.
Per quello che ho potuto vedere, il bello di Valentino Rossi The Game è che è un'enciclopedia storica del mondo delle motociclette, moto, livree, tutta la storia, la casa di Valentino Rossi ricreata a chi piacesse e tante altre chicche che possono piacere agli appassionati di moto in generale. Però per quello che mi riguarda e per il mio modo di giocare cazzone con gli amici, fra i due preferisco Ride 2. Cioè fra i due Ride 2. Che cazzata. Cioè ragazzi, non poteva essere altrimenti. E anche se a 14 anni avevo lo scooter, le due ruote mi hanno sempre fatto cacare, perché grandissimo indice di insicurezza stradale e potrebbe essere un po' pericoloso. E se poi volete cagarmi con la storia che potrei anche morire scendendo le scale, allora avete proprio sbagliato modo di motivarmi, anzi di demotivarmi. Ma siccome la mia famiglia è sempre stata appassionatissima delle moto e delle due ruote in generale, io posseggo informazioni motociclistiche che altrimenti non sarei mai andato a reperire io personalmente. La risposta è no. E quindi spesso in vita mia, soprattutto da piccolino, ho giocato ai giochi di moto e vi dirò anche di più. Mi ci sono anche divertito. Tutto iniziò da piccolini con l'acquisto del NES, in cui trovammo al suo interno Excite Bike, detto da noi Excite Bic. Non fatevi ingannare dall'adesivo, perché il bastardo di negoziante mica ci ha dato le tartarughe ninja, ci ha dato quel gioco di moto. Da come vedete erroneamente dalle immagini, il gioco non è così grottesco come sembra. Perché sì, non c'erano le curve, dovevi solo andare dritto, visuale, isometrica, anche bella per i tempi, con una bella grafica. Avevi il tasto dell'acceleratore e il tasto del turbo. Quando azionavi il turbo c'era una barra della temperatura che, se arrivava al limite, dovevi stare fermo qualche secondo e quindi perdendo la gara. Ovviamente erano altri tempi, quando un nemico ti sorpassava tu non potevi più raggiungerlo, ma te ne venivano degli altri. Insomma, era un po' un casino. Acrobazie, capovolte, impennate. Il gioco era una figata. Il mio primo approccio alle moto era quasi instaurato. Negli anni poi si susseguirono un casino di gioconi degni di nota. Per dire, Motocross Madness di Windows 98, se non erro. Fate conto che il gioco era talmente vecchio che se voi lo installavate poi non serviva più il disco. Altro che pirateria, bastavano solo che te lo prestassero con le sue infinite impennate. Oppure Excite Bic 64, che provai da un mio amico, perché io Nintendo 64 l'ho comprato l'anno scorso, quindi non l'ho mai avuto. Giocone anch'esso. Per non parlare di Tourist Trophy, forse il miglior gioco di moto dei vecchi tempi, per PlayStation 2, una mara di moto e tutto. Ma per me, il gioco di moto che ha rappresentato più la mia infanzia è stato Moto Racer della Play 1. Quando giocavi con le moto da strada, il trucchetto era partire impennando, perché quando impennavi correvi di più. Questo gioco aveva sia moto da cross che da strada, e le moto da strada, quando impennavi, raggiungevi la velocità massima. Certo, i 305 in leva, fattibilissimi da tutti, vero? Proprio. E poi con le moto da cross, varie acrobazie, dovevi fare... Insomma, era una figata di gioco. Quindi, in definitiva, spero che questo video un po' atipico e settoriale riferito al mondo delle motociclette vi abbia un po' instradato. Consiglio di comprare Ride 2 senza buttare i soldi su altri giochi di moto. Se invece i giochi di moto vi piacciono così così e siete un po' indecisi, allora comprate altro, perché non ha senso buttarsi su un genere così di nicchia e settoriale. Di nicchia in Italia neanche tanto poi, perché comunque siamo tutti calcisti, motociclisti, ste robe qua. Poi il cross di testa di Coca! Quindi fate vobis, io vi ho solo detto le mie. E come sempre, io sono Giorgio, copricapo di Eternit, e voi avete visto dal mio punto di vista lo show in cui impareremo che... Mi raccomando, cocoriti, iscrivetevi al canale per vedere tutto quello che farò, video diversi, video vari, video di tutto quello che mi verrà in mente di fare. Mettete pollice in su se vi è piaciuto il video e se vi piacciono questi video un po' tematici, cioè questa volta sul mondo delle corse, vi ho spiegato un po' come l'ho vissuta io sta storia delle moto, magari sui giochi, beh, magari del calcio non mi piace tanto, o comunque su altri giochi in particolare, giochi di ruolo, giochi picchiaduro o altro. Mettete pollice in su se vi è piaciuto questo video.
video. Iscrivetevi al canale per vedere giustamente tutto quello che farò, altrimenti le notifiche già fanno fatica ad arrivare, se non vi iscrivete peggio ancora. E raggiungetemi sulla pagina Facebook, perché è lì che pubblicherò tutte le cazzatine giornaliere, meme divertenti, tutte le meme che hanno già fatto il botto magari in rete, vedrete solo la polpa da me. Come sempre, Oklahoma e il prossimo Oklahoma e il prossimo Oklahoma e il prossimo. Please! Ciao.